ci portano un po' ancora più dentro il cuore del problema del rapporto tra natura e spirito, tra corporeità e soggettività. Io mi permetto un attimo di chiedere una cosa, scusate se prevarico usando questa mia posizione di potere, per capire se ho capito. Cioè il punto non sarebbe tanto in Hegel nel passaggio dalla natura allo spirito, semplicemente il passaggio da un luogo in cui, un regno in cui ci sarebbe un essere abbandonati all'esteriorità, alla spazialità, invece a una dimensione, quella dello spirito, che è al tempo stesso universalizzante e temporalizzante, in cui emerge invece la dimensione del tempo non più come ciclicità ma anche come una progressione. Non sarebbe tanto questo, se ho capito male, perché invece nella dimensione dello spirito che emerge dall'antropologia e oltre c'è come un intensificarsi sia del polo dell'universale che del polo dell'individuale, no? Si potrebbe dire così, ecco, non so se banalizzo, che però con l'ultima battuta la cosa interessante è che questa dimensione dell'intensificarsi dell'individuale e dell'universale c'è perché è presente, perché è attivo, ma è anche al tempo stesso un compito. Si potrebbe dire così, è espresso in maniera corretta. Sì, diciamo chiarendo molto semplicemente, l'unità soggetto-oggetto, quella trasparenza del concetto, tante volte rimproverata Hegel, che farebbe legittimamente parlare della filosofia hegeliana come una filosofia dell'identità, no? Quindi di una dimensione appropriativa totalizzante, e soltanto un vertice epistemologico, secondo me. Cioè è l'indicazione di quel principio metodologico che deve guidare tutta la ricerca, che però diciamo al 99,99% si muove al di qua di Andiamo, tale vertice. certo. E quindi tutti i fenomeni di cui ci parla Hegel, sarebbe anche interessante considerare l'arte, la questione del classicismo, perché è un po' più complicata di questo, cioè ha anche ragione Zondi a dire che Hegel è un classicista, ma sappiamo ora dalla pubblicazione delle lezioni di Hegel sull'arte che insomma, non si può ridurre Hegel solo al suo classicismo, per il recupero che Hegel fa dell'arte romantica, di tantissime altre cose, ma comunque, diciamo, volevo dire, il 99,9% della filosofia hegeliana si muove nel non ancora, rispetto a questo presupposto posto che ne è il principio regolativo, e che però diciamo se noi affisassimo solo questo principio, questo vertice, questo principio regolativo, cadremmo in una posizione che Hegel continua a stigmatizzare, che cadremmo nell'inerte solitudine di cui parla alla fine della fenomenologia dello spirito. Quindi diciamo qui lo abbiamo visto concretamente a proposito del soggetto finito, quindi dell'uomo. Nell'uomo la direzionalità unicamente volta alla liberazione dello spirito, all'universalizzazione, alla subordinazione del corpo, eccetera, non ci farebbe capire alcuni fenomeni che Hegel considera fondamentali. La malattia mentale che così da vicino ci colpisce nei nostri, no? O in noi stessi o nei nostri cari, eccetera, eccetera. Quindi, in questo senso, è perché un compito? Perché diciamo, quel vertice speculativo è se stesso solo se si ritrova nell'altro da sé, cioè nel mondo, nelle relazioni umane, e questo compito di ritrovarsi nel mondo, nelle relazioni umane, nell'arte, nei prodotti dello spirito, nella religione. Perché, per esempio, Hegel, diciamo, in questo discorso sull'anima fa tanti complimenti ad Aristotele, ma in generale allo spirito greco, perché ci dice che nei greci questo rapporto natura-spirito è più vicino che in noi moderni. Però dice, lo dice proprio nell'antropologia, dice ai greci mancava il concetto di infinità dello spirito, che era il concetto della morte di Dio. E allora, ecco, anche sulla religione, no? Questo poi anche tenendo conto dell'evoluzione che Hegel ha su queste questioni. È chiaro che c'è un momento in cui la Grecia svolge una funzione paradigmatica che però poi tramonta e diciamo
litigavamo a cena sulla democrazia greca, pensando a Canfora, quanto la democrazia greca può essere considerata un paradigma, ma in realtà, come dice Lacan, il mondo greco è il mondo del padrone, c'è una democrazia schiavistica, qui c'è no. E io dicevo, beh, poi alla fin dei conti l'atteggiamento di Hegel verso la Grecia e la democrazia ateniese resta un punto ineludibile, perché Hegel coglie, diciamo, la grandezza della regolazione del potere che è stata prodotta in Grecia per la prima volta, quindi per la prima volta si sono stati trovati dei contrappesi al potere tirannico, però poi coglie il limite, diciamo, di questa soluzione. Quindi ha verso la Grecia, l'Hegel maturo, insomma, l'Hegel già della fenomenologia, un atteggiamento che è un programma di ricerca, perché poi non è che ci dobbiamo fermare alle soluzioni hegeliane, no? Altre questioni? Che... una piccola nota che poi si ricongiunge anche a quello che dice l'amico, che sapete, cioè, questi amici, in fondo nell'antropologia il punto fondamentale è che l'anima è la totalità della natura, che la natura non può mai essere in qualche modo, cioè la natura in quanto natura non può mai essere la totalità di se stessa. Nel momento in cui diventa totalità di se stessa diventa spirito, ma diventa spirito, diventa spirito come anima. Cioè questo è, e quindi è proprio una cerniera, perché è l'anima è la totalità della natura, in quanto totalità non può essere natura ma spirito, perché la natura non è mai totalizzabile, però è totalità della natura. E quindi è la natura che non è più natura perché è totalità di se stessa, visto che la natura in quanto tale non può essere totalità di se stessa, cioè l'identità della natura con sé, e quindi non è più natura perché la natura non può mai essere identica con sé, cioè, quindi è proprio la cerniera. E quindi in certo senso è proprio l'altro passaggio, cioè è l'altra cerniera rispetto a quella di cui parlava Nico prima, cioè la fine della logica, che è proprio la trasparenza dell'idea in quanto trasparenza, che si fa mera immediatezza estensiva spaziale. E questi sono proprio i punti di, appunto, le grandi cerniere, che sono i modi con cui lei cerca di ovviare a quello che diceva Mico, cioè a non avere l'unità che proprio in quanto pura si altera rispetto all'impuro e quindi impura. Sì, cioè, diciamo, la natura per Hegel è anche spazio, estensione e quindi esteriorità, no? Da questo punto di vista la natura giustamente non può ricomprendersi in totalità. Però poi, diciamo, per esempio, quando parla dell'animale è molto interessante, perché è possibile un confronto, secondo me, tra quello che io considero un approfondimento della questione dell'animale molto importante, presente nel corso di Heidegger, i concetti fondamentali della metafisica, in cui Heidegger, una cosa che io non ho mai capito bene fino in fondo, dice: all'animale manca l'inquanto. Grazie al cavolo, verrebbe da dire, no? Cioè, è un po'... diciamo, Hegel però dice all'animale manca, cioè un'espressione, diciamo, in cui manca questa capacità di diciamo, di cogliere qualcosa per se stesso, cioè l'animale non è per sé animale, cioè che potrebbe essere l'inquanto heideggeriano, no? E quindi, però, da un lato, diciamo, Hegel, come definirlo, non c'è Celentano, ma insomma un emergentista, e indubbiamente non è un... no? Hegel è un emergentista, come del resto Heidegger, cioè Hegel enfatizza questo, diciamo, dice la differenza tra natura e spirito è qualcosa di impercettibile e di abissale, che insomma... siamo dentro questo seminario con buona pace di Derrida, però indubbiamente è un emergentista, cioè questo salto lo fa lo spirito, la natura da sola non lo può fare. Ce n'è tante, sei andato a dormire? Parlavamo di te. Io però, anzi, prego,
No, proprio perché l'avevi toccato tu, che questo era un tema che, come dicevamo con Giovanni, questo dell'animalità in Heidegger, che non è stato previsto. Sì, io avevo pure proposto a Federica di fare la relazione. Proprio perché l'hai notato tu, invece sul tema dello stordimento dell'animale sul tema quindi della paura della morte, tu giustamente hai detto i pareri che la morte è negazione astratta, quindi è vero che uno deve bilanciare, però a Hegel interessa la negazione e la negazione. Siamo noi, diciamo, che dopo le letture franco-portesi evidenziamo più questo motivo della morte senza significato della pianologia dello spirito. Invece il tema della morte, non solo nel Settecento, ma anche già in questo corso a cui facevi riferimento tu. In che senso, secondo te, visto che tu hai fatto un corso, mi sembra, su questo testo, è collegabile con l'altro tema, che è quello dell'angoscia, come principio di individuazione? No, perché lì è noi, angoscia, tutta questa la fenologia dell'estinguo, no? Sì. Rispetto a Hegel, qua siamo su in posizioni diverse, oppure li metteresti in continuità rispetto alla paura della morte, intesa come angoscia, come tremito che scuote tutto l'essere a livello ancora animale. Cioè, questo è sempre per Vitiello, sono ravvicinabili le posizioni di Heidegger e Hegel, sì. Su questa sensazione, su questo sentimento della. Sì. Tu invece come hai letto? No, diciamo, di solito tendi a fare questo passo della fenomenologia, anche se Hegel inverte la terminologia classica sull'angoscia e l'ansia, no? E appunto chiama l'angoscia davanti alla morte, la chiama ansia. Cioè, sapete la distinzione, il tedesco fa una distinzione tra la paura e l'angoscia. La paura Furcht è paura davanti a qualcosa di determinato, l'angoscia è invece una paura non davanti a qualcosa di determinato, ma davanti a noi stessi, alla totalità. Ecco. E, diciamo, Hegel non racconta questa distinzione, c'è anche in Freud, no? Ma in Freud è proprio come in questi termini heideggeriani, cioè anche Freud distingue l'angoscia come paura davanti all'indeterminato dalla paura del leone, dalla paura di qualcosa di determinato, no? Io penso che quel passo della fenomenologia dello spirito sulla signora assoluta, che è un passo bellissimo tra l'altro, sia accostabile ad Heidegger, perché appunto Hegel dice non ho paura di questo o di quello, ma tremo per l'interezza della mia esistenza. Quindi in questi termini sono accostabili, cioè l'angoscia heideggeriana, a parte che l'angoscia heideggeriana è qualcosa di più complicato della pura angoscia davanti alla morte. L'angoscia è anche quella Grundstimmung che ci mette a contatto con le nostre Stimmungen, eccetera. Heidegger a volte parla dell'angoscia in questi termini più generali, a volte lega l'angoscia più all'essere per la morte. E sarebbe molto interessante, e l'ho fatto fare in qualche tesi di laurea, un confronto tra questa concezione, questo rapporto angoscia-morte in Kierkegaard e in Hegel e in Heidegger. Perché non coincidono, cioè la visione di Kierkegaard è più sottile di quella di Heidegger. È più sottile. Quindi, diciamo, si tratta, secondo me non si deve schematizzare, bisogna vedere a che fine uno fa un certo discorso. Questo punto di contatto tra la fenomenologia dello spirito e Heidegger c'è, questo punto di contatto c'è. Poi io ho sempre detto che diciamo, bisogna andare al di là di quello che Heidegger dice esplicitamente su Hegel, perché quello che Heidegger dice anche nel suo bel corso sulla fenomenologia dello spirito, che è un intero corso dedicato alla fenomenologia dello spirito, però anche in quel corso Heidegger legge troppo in modo una chiave troppo tradizionale la filosofia di Hegel, legge in una chiave molto tradizionale anche la dialettica hegeliana, la lega al dialegestai, che insomma tu ci hai dato anche delle indicazioni per dire la dialettica non è il dialegestai, no? C'è questo negativo che insomma, e appunto questo Heidegger stranamente, però poi al di là di questi fraintendimenti diretti, la possibilità di un confronto più in profondità tra la fenologia dello spirito e l'analitica dell'esistenza, secondo me è possibile. E chi ha avuto questa intuizione? Poi non ce l'ha avuta, no? Ce l'ha già avuta Cogè,
che nonostante tutti i suoi limiti, il filosofo della domenica, quei aspetti naif, no? Aveva avuto questa grande intuizione di leggere insieme Heidegger ed Hegel. E se conta la Wirkungsgeschichte delle cose, in filosofia conta tantissimo, questo spunto cogeliano ha prodotto Lacan. Perché questo prendere certe cose di Heidegger e certe cose di Hegel si è sedimentato molto chiaramente in Lacan. Non c'è solo quello, ma c'è sicuramente, c'è sicuramente un pensiero che si muove in questi ordini, aggiungendo qualcosa che in Lacan c'è meno, ma che in Kojève c'è, che è il giovane Marx, perché Kojève mette insieme Hegel, giovane Marx e Heidegger. Quindi lo fa in un modo spesso naif, un po' troppo idiosincratico, non si capisce se esagera, se vuole essere ironico, se vuole prenderci in giro, a volte è irritante per questo. Però, diciamo, essersi attestato, per esempio rispetto ai discorsi che facciamo noi oggi, un'antropologia, no? In Marx, in Hegel, quel tipo di operazione, quello è il terreno. Poi non a caso sottolinea il tema della morte, non a caso sottolinea il tema della negatività, sottolinea il tema dell'azione. Gli stessi paradossi del tardo Kojève, alla fine, nascono da, forse lì c'è quel passaggio dalla tragedia alla prosa, all'epica, cioè, perché non c'è più l'azione tragica, non c'è più nel mondo, per Kojève, nel mondo contemporaneo. E allora cosa intendi? La risposta di Kojève è una risposta che non riesce a trovare è una conseguenza dell'orizzonte, cioè volevo riprendere il tema immagino che quel tipo di differenziazione rimanga tal quale, e così tra parole passi in Kojève. In Kojève poi c'è qualcos'altro, c'è, è molto abile, è giusto quello che dici. Mentre con Kierkegaard noi riusciamo a riconoscere questo nostro mondo come il mondo di Cherubino, no? Il mondo della seduzione del desiderio. È semplicemente qui che comporta un'analisi che accetta lo spazio dell'autonomia, cioè queste sono risposte aporetiche di chi si muove nel cerchio della gallina, cioè il famoso cerchio fatato oltre il quale non si riesce ad uscire. Ho la sensazione che nella tua ultima, cioè ti chiederei di articolare meglio, perché io ho avuto la sensazione che il discorso della soggettivazione finisca per avere anche nei riguardi di fenomeni che sono, cioè qual è il mondo del malato di mente, o qual è il mondo del moribondo, insomma, no? O non hanno ambiente. E che cos'è? Perché nella questione dell'animale io tremo. Il problema è, io sono tutto intero, perché l'interezza dell'individuo uomo e l'interezza dell'individuo animale in che cosa differiscono? Quanto al tremare, se non di fronte ad un senso diverso del crepitare. Crepitare. Il crepitare è una parola di Adorno, ecco, insomma, mettiamola così, ed ha a che vedere precisamente con la possibilità che la monade fuoriesca dall'orizzonte del riconoscimento, ecco, insomma, ora dicendola in breve. Questo è, credo che si possa arrivare a questo. Posso farti una domanda? Penso, sì, all'episodio delle sirene. Sì. Cui parla dopo, no? Lì abbiamo l'io come un sistema di cicatrici e una chiusura identitaria.
e invece un rischio tentazione prima. Io l'episodio delle sirene lo leggo così. Quindi, diciamo, dal tuo punto di vista si potrebbe dire in Adorno, Adorno non interessa il riconoscimento, non interessa la capacità dell'io di confrontarsi con l'altro io, perché quello già sta in un meccanismo di difese, eccetera. Quello che interessa è l'ascolto delle sirene, cioè, diciamo, è questo che vuoi dire? Questo c'è certamente le sirene, il canto, le luci, lì dal punto di vista del sensorio, è un sensorio uditivo, sono le sirene. Ma Adorno, rispetto a questa cosa, riprendendo Kafka, poi tra l'altro, dice una cosa molto precisa. Dice che Ulisse è la parte del cabarettista e del cantante d'operetta nel suo ascolto della sirena. Qui Adorno che cosa ha detto? Osserva il tuo udito. Il problema è che dobbiamo differenziare i percettori, perché altrimenti non riusciamo neanche a fare questa operazione, anche cioè quando i media dell'esperienza, o anche gli accadimenti dell'esperienza, no? Sono osservati dal punto di vista dello slogare. Benjamin dice una cosa molto interessante, cioè bisogna slogare i legami funzionali. Quali sono? Cioè questo farebbe parte di un'antropologia attenta alla condizione, ai residui di condizione animale nel soggetto autonomo. Altrimenti, va bene, era una parte che io non vi ho letto, la nostra prossimità alla nostra animalità è esclusa, cioè in termini di Adorno non c'è, deve passare e precisamente qui ritorna l'aspetto insuperato di Kafka, no? Poi io ne approfitto perché c'è anche lei, così parliamo di un passaggio che le avevo dedicato, e della perla, come si trova la perla? È sufficiente chinarsi? Quanti sono i gesti dell'intelletto del chinarsi per raccogliere la perla in cui le ossa e gli occhi del padre che giacciono in fondo al mare sono diventati perle? L'omino gobbo, Benjamin, per l'omino gobbo è possibile raccogliere che cosa? Basta chinarsi per raccogliere le perle. Uno, allora, la questione è quali sono le perle. Due, e quali sono i programmi dell'osservazione differenziata e quali sono i programmi della autopercezione dell'animale. Perché altrimenti io di che cosa potrò dire? Che cosa potrò dire del crepitare a questa estensione? Altrimenti anche Adorno finisce. C'è una parte, cioè un momento ascetico in Adorno, certamente il merito, no? L'aspetto immanente è che lui conceda il concetto, ma quando si rivolge parlando della morte nella metafisica, una delle ultime battute, che cosa dice? Ahimè, non se ne può parlare, ogni morte è una morte definitiva, perché, e l'argomento è incredibile, dice, perché non tutte le possibilità di quella vita sono state adempiute. Questo non rende conto minimamente di quella esperienza che già per Weber era diventato un fatto inattingibile in quei termini, quando lui dice non si può morire sazi. Punto. Ma allora dobbiamo parlare d'altro, cioè dobbiamo affinare il nostro sensorio percettivo, non nella forma, questo è un limite, l'aperto, in questo senso,
Gadamer ha ragione quando dice, quando ad Adorno dice, non si capisce perché, ma perché lui non ha fatto la critica che lui fa ad Hegel per non essere assimilata ad Heidegger. Lo dice a Gadamer. È una raccomandazione di grande civiltà, urbanità e raffinatezza intellettuale. Anche se poi lui non vede altro che quella cosa nella quale va Adorno va ad incappare, un'idea dell'aperto. Da questo punto di vista la differenza di Benjamin da Adorno è fondamentale. Rimettere alle cose significa quanti sono i gesti. Qui da questo punto di vista la disponibilità giustamente, no, che lui giustamente poneva nell'osservare, della contingenza, è certo che è dato. Questa cosa in Kierkegaard funziona perché? Perché in Kierkegaard c'è il senso del salto. Questa è una questione, è perché non si può, una volta abolita il Choresmos, come lo chiamava, pensare di saltare sulla propria ombra. La propria ombra è la differenza fra i fenomeni. Ci sono tante cose che mi hanno interessato di quello che hai detto, e soprattutto adesso l'ultima, volevo appoggiarmi a questa citazione di Adorno rispetto alla morte, che è hegeliana, come dire, al 100%, perché lui sta dicendo esattamente che la morte fisica è astratta. Perché? Perché è se stessa, cioè è ostensiva, non è altro che se stessa, che quel momento di fine, mentre e quindi ignora tutte le possibilità, che viceversa ovviamente sono accessibili allo spirito, no? Però io volevo invece, avevo colto una perla nel discorso di Paolo, no, volevo chiederti una cosa molto velocemente. Sono rimasta colpita dall'accento che hai posto, a ragione, sull'anima come appunto come quella dimensione che attinge la propria entelechia, no, dalla propria attività. E anzi, quando riesce a fare della sua attività, diciamo, un gesto, no? Uno strumento espresso. Allora, se torniamo, cioè se mettiamo in collegamento questa, così, questa definizione con quella per cui l'anima è il sonno dello spirito, noi siamo autorizzati comunque a pensare che sia pure dormiente lo spirito lì sta, no? E quindi, diciamo, questa lettura, insomma, che poggia soprattutto su questo scandalo antropologico per cui c'è questo contingente in particolare che non si fa vincere, ecco, tuttavia è proprio lo scandalo che permette a questo spirito, che si può permettere anche così hegelianamente di dormire nella dimensione dell'anima, di essere performativamente se stesso e quindi di trovare esso stesso, la sua propria entelechia, la sua essenza, nel fare cosa? Nell'essere in perpetua lotta con il finito, con il contingente, no? con l'altro. E una lotta che gli vale poi appunto il senso della comunità, perché altrimenti l'inerte, cioè la solitudine è inerte proprio perché non si attiva in questa continua lotta, che è anche proprio un confronto reciproco. Hai detto quello che, insomma, meglio forse che pensavo di aver detto io. Sì. Hai colto benissimo, cioè questo andare verso la comunità, ma specificando che poi per Hegel anche ci sono vari tipi di comunità, no? Per esempio nella fenomenologia dello spirito Hegel critica la comunità religiosa, la comunità del cuore. Qui nell'antropologia Hegel definisce che cos'è il cuore. Il cuore è l'insieme delle passioni, lo definisce così. E quindi la dimensione del cuore non va bene, diciamo, è parziale, quindi questo rispetto anche all'amore, eccetera. Qui a proposito del riconoscimento, dice che il riconoscimento può essere presente nell'amore, nell'amicizia, nel patriottismo, nel sacrificarsi per lo Stato, perché non c'è solo il riconoscimento soggetto-soggetto, c'è anche il riconoscimento comunità-individuo.
Ecco, questo Mora Finelli ha scritto quel saggio sul riconoscimento, dice non c'è, in Hegel non c'è il riconoscimento tra comunità e individui, invece c'è, cioè è tematizzato, per esempio questa trattazione che fa del riconoscimento dell'enciclopedia, si dice proprio questo, si dice che... Quindi Finelli adesso. Sì, però Finelli nota che non si assicura che questo poi avvenga, è un suo progetto, fa parte di un piano, ma non ci sono poi le condizioni concrete e materiali perché questo si realizzi in questo momento. Questo è impossibile. È impossibile? È un impossibile, secondo me. Per Hegel? No, per Finelli. La dimensione verticale non sì. Si interessa a quello orizzontale. No, perché vuole essere, ma capiamo perché dice questo, no? Perché appunto pensa che questo non intersecarsi sia una forma di non identico e quindi sia una sorta di realismo sano, mentre quello di Hegel resta una visione... Per Finelli c'è dello speculativo, insomma, si sa, lui pensa che forse la teorizzazione più autentica anche nel suo scontrarsi con un limite è quella delle giovani. Che affida alla religione popolare e all'amore la possibilità che quello avvenga. Però dopo c'è un'ontologizzazione del negativo, quindi la perdita della corporeità. Proprio Paolo prima ci ha aiutato a problematizzare questo concetto di speculativo. Sì, so. E poi è anche molto interessante se lo vogliamo appoggiare anche all'utilizzo della parola speculativo di Adorno, che è alquanto così allarmante molto spesso, perché lui fa insomma segue un certo percorso, poi ogni tanto ci si imbatte in questa parola che poi in Adorno va a coincidere spesso con enfatico, e l'enfatico non è semplicemente lo spirituale, l'enfatico è ciò che va oltre. E cos'è ciò che va oltre? Per esempio il concetto, tanto per dirne una, ciò che va oltre il concetto è il corpo, cioè è sensibile, non assimilato e non identico, no? E quindi ecco che questo carattere, adesso non voglio attribuire a Hegel quello di Adorno, però insomma... Sì, sì, ma io ho letto l'antropologia tenendo presente questo di Adorno. In Hegel c'è comunque una complessità, insomma, del concetto di speculativo, che non è semplicemente il portatore, insomma, della teoresi. Sì, questo l'abbiamo detto pure, però è anche vero che la stupita fatticità a cui fa riferimento per gli Adorno contro Benjamin, e non possiamo trovarla pure in Hegel, oppure pure Hegel, e che pure Benjamin sta in quella linea, perché a questo punto poi se non differenziamo niente. La stupita fatticità che cos'è? Non è il guardare in faccia alla morte di niente. Ma se pensiamo all'anima, che cos'è? L'affezione, no? Ciò per cui dell'affetto, non è né sostanza né accidente. Significa la posizione dell'astrazione nell'immediatezza. Ora, questa è una cosa che come si realizza? Il problema è, questo è uno degli aspetti della notte di cui parliamo, perché è precisamente il luogo dei vettori, il luogo e la scena in cui il segno, cioè una situazione tragica, violente, consegnata a tutti. Questa è la fatticità. La condizione dell'ascesi, abbiamo parlato con dieci stamattina, non dei signori. Il problema ascetico è la vita qualsiasi. Questa è la dimensione che ci presenta l'esperienza estetica del Novecento. Da questo punto di vista è assoluta questa cosa. Cioè in tutte le sue forme, se noi, questo sarebbe un discorso da fare, sarebbe interessante riprendere Hegel e l'esperienza estetica del Novecento. Questo sarebbe molto istruttivo da questo punto di vista. Di come tutti i passaggi dell'assetto percettivo, della separazione, sono stati osservati. L'apertura di forma e figurazione. Il punto, che cosa vuol dire? Il punto è lo zero. Non è lo zero.
è un elemento indeterminato, non è alto né basso. Che cosa fa poi in un certo momento? Dice, devo decidere. Devo decidere perché solo da qui io posso cominciare ad organizzare vettori esplorativi del movimento di che cosa? Di ciò che io comporto, no? E quindi mettermi a servizio, fare è un lavoro di esperimento. Cioè c'è un aspetto che è della decisione, che può essere del concetto, e c'è un aspetto che è metodico. Metodico, per esempio, è in è minima morale. Ascetico è invece la metafisica. Insomma, è così. E la questione che poneva lì, se, che secondo me tu dovresti capire, sì, che poi, cioè che quando te parli del tetraedro, no? Questa è una questione che ha una grande storia, perché in Goethe, del quale non abbiamo parlato se non molto da lontano, a un certo momento il punto di passaggio da cosa è dato? Questo fa parte delle inversioni. Cioè, se la notte è questa cosa qui, noi abbiamo bisogno di figure, di decisioni, oppure di ascolti o di metodi, di questo passo, non di figure speculative, perché altrimenti, e qui è un altro momento in adorno, un momento quanti rispondono? Cioè che lui pensi di trovare a giovedì pranzo mi sono dimenticato i libri di Erika e tutto a casa facciamo le 2:30 insieme iniziamo le 2:30 sì. Poi c'erano ancora i popoli che non erano stati formalmente assoggettati, cioè per cui l'astrazione era un'astrazione ancora reale, non formale. Questo è un passaggio che ci riguarda, è di questo che dobbiamo parlare. Quanti gesti possibili di osservazione ci dà questa determinazione? È un problema di determinazione. Allora, io direi che abbiamo un po' sforato i tempi e quindi gli hegeliani sono più ascetici degli adorniani, perché loro non sentono il bisogno della fame. Della corporeità. Quindi direi ci vediamo alle 2:30 perché